Sai di cosa mi sto accorgendo? Che uno dei materiali più facili da trovare è anche il più facile da consumare. I rottami. Siamo a un rottame. Sono costretto a comprarli i rottami. È impensabile la cosa. Rinnovo il mio pensiero che questo sia unico. Quindi aspetterò a comprarlo fino al momento in cui arriveremo al massimo livello. Dotto! Hey, Rubes. Hey, there you go. I keep the eyes shut. 12 hours, no light, okay? No. Good news, I Ho hope. riso perché mi ha ricordato una scena che avevo già The visto. CDC isn't calling the shots anymore. Ovviamente. Military have taken command, and they won't extract you until they have proof of your immunity. Control freaks. They're just so paranoid about the virus escaping from LA. They know they can't contain it if it gets out. So you kill me, and if I stay dead, we're golden? Nothing quite so crude as that. But we have to test you. But my equipment is at the CDC HQ by Santa Monica Pier. Sound trumpets and let our bloody colors wave. Righto. Oh, I don't know. I don't think you should go alone. Con chi dovrei Yeah. andare? I thought that we were like cat ghosts. Fall down 9 times? Get up 10? Right? Right. Well, this cat will be right back. Torno presto. L'angelo custode dei Bobcat. Mom's crawling again. Damn zombies love shopping. Beh. Aspetta di vedere Dead Rising allora. Il quartier generale si trova dove? Perché hanno cancellato tutta sta zona? Qui dobbiamo uscire quindi da sta zona e poi andare di qua. Allora, qui tra l'altro è l'unico posto che non ho visitato ancora per bene perché mi sono rifatto le altre varie zone giusto per fare qualche missione e fare queste cose qua. Però effettivamente questa è l'unica zona, appunto perché stavamo ancora qui di storia, che alla fine non ho ben controllato. Oh, sai che novità. Ecco fatto. Una volta che impari come combinare tutte le abilità diventa tutto più facile. Ah, di nuovo dalle Ok, eyes fogne. open, nose closed. Mi chiedo se ora che ritorniamo qua dentro ritroviamo la nostra simpatica amica. Ah, la bellezza delle fogne. So, wade through the ship, get into the CDC compound, find a blood sampler, use it. Home for fine wine and cake. Tutto semplice e pulito, eh? CDC. Right on the money. Chissà perché ho l'impressione che troveremo qualche nuovo nemico. Ah, questo fucile l'ho ricevuto da Curtis. Ho fatto una missione per lui e mi ha dato questo. Il suo adorato fucile. Ecco fatto, i calci volanti funzionano sempre. Now there's a twist. PPE didn't save him from the virus, but now amidst all this caustic X. Ah, giusto, immune, vero. Ho dato per scontato. Il manganello in sto gioco fa veramente pena. Mi dispiace, ma cacchio sì. Lento, non fa abbastanza danno da dire ok, vale la pena essere così lento. Kaboom. Locked. I could do with a stroll. Ovviamente è chiuso. È tutto chiuso. Pff, che palle. Unlocked. Ovviamente. What could go wrong? Vedi, non vale veramente la pena. Grazie il martello. Non vale veramente la pena di usare un manganello in questo gioco. Troppo lento. Appena si rompe, lo mettiamo da parte e poi lo vendiamo. Questo? 1 million unaccounted for. Oh, mom. Is that how many went to ground? Cosa ti aspettavi con un'infezione del genere? Something ripped its way out of this body bag. Fammi indovinare, nuovo zombie che incontriamo adesso in questa zona. Però aspetta, mi sembra di aver visto un tavolo da lavoro, esatto. Magari c'è anche un progetto, fantastico. Vantaggio accuratezza. Aumenterà la precisione delle armi a distanza. Quando sei in modalità mira ottieni un moderato aumento della precisione. Utile sì, ma fino a un certo punto.
Avendo detto il tizio che la carne è stata strappata e tutte queste cose qua, e conoscendo il predecessore appunto di questo gioco, l'unica cosa che mi viene da pensare è che incontreremo quello con le lame. This autophage. All these body bags like the slop in the sewers. It doesn't die. Allora, questo è vero, nel senso abbiamo già notato anche dai cadaveri che nonostante noi li fermiamo, comunque gli organi continuano a pulsare, a fare quella schifezza lì. Quindi body bags started hatching like cocoons. These poor people didn't stand a chance. Beh, quello è vero. Oh, però mi fa piacere che dentro sti cosi arancioni troviamo un sacco di questa roba. Più che altro se uscendo e rientrando da sta zona ste ceste qui si ricaricano, potremmo farmare le robe che servono per gli zombie senza doverli uccidere. One smart cookie, but all too late. Don't dwell on it, Jay. Beh, cosa ci potevano fare alla fine? Non purtroppo chi si aspettava una roba del genere. E la mia batteria ovviamente è rimasta di là. Diciamo addio. Porca miseria. Restiamo qui, tanto peggio di così non possono fare. Forza belli, venite, venite. A meno che non arrivi il ciccione grosso che spara a distanza, siamo comunque relativamente al sicuro. Più che altro davvero sto manganello è lento, fa poco danno. I manganelli non sono utili. Mi spiace, ma non vanno bene. Ecco fatto. E addio quello con la tuta antisommossa. Tu rimani lì nell'acido. Grazie. Buongiorno. Trova la macchina per il campionare il sangue. Space Circus, big top of medical horror. Just my bag. Fammi indovinare. Esatto. This looks blood samplery. Ripara l'alimentatore. Toasted dodo sandwich. E da dove? Cioè, nel senso, proviamo a seguire il cavo elettrico. Ho la brutta sensazione che attivando questa leva succederà qualcosa di brutto. Ad esempio un'ordata di zombie in arrivo. Please enter your authorization code. You have one attempt remaining. Shit! Why would a blood sampler require a security code? Dorian was working on the subjects marked Echo. No, davvero, questa è una zona meravigliosa per trovare i pezzi di zombie. Aha. Echo was the code name for the screaming zombies. Dorian was working on those. Ok. Lei è un'urlatrice. Boom. Screamer. This is Dorian's autopsy bay. Bene. Dorian's signature. Però mi serve. So, esatto. Dorian was called away to look at another subject in bay 3. Che è questo qui? E non sembra finita benissimo. Ok, abbiamo tutto quello che ci serve. Speriamo. Strong pelvic floor. Just relax. It has to keep you steady so we can take the sample safely. I knew that. Ma non è un buon momento. Any time now would be peachy. Io avrei infilato la sinistra se fossi stato in te comunque. Sounds like you're done. Now the sample will dispense from the side. I've got it. Are there worm-like things wriggling around in it? What? Kidding. We're good. Roops. You just cost me a gusset. Ok, I'm heading back. Va bene, andiamo. Ecco fatto. Ho sprecato un po' troppi proiettili, ma sicuramente mi si ritorcerà contro questa cosa. Ok, right, I'm heading back. Wow, not so fast. I still need the equipment. Ovviamente. For the analysis. It's called a blood drive. Looks like a laptop. Why didn't he mention this before? Allora, prima siamo andati avanti con la fantasia e non abbiamo trovato un nuovo nemico. Però dai, zona grossa è palesemente qui per forza. C'è anche il tavolo da lavoro adesso.
Se non è questo il momento, emicrania, fammi indovinare, se colpisci la testa di uno zombie fai più male. Ho appena notato che alcune modifiche richiedono una modifica elementale per essere fatta. Ah, cervello elettrificato. Bene, ottimo. Uccidere uno zombie con un colpo alla testa e innesca una violenta esplosione. Ovviamente, sai che novità. Però questo mi può interessare. Ci serve un'altra larva di insetto, ma con un coltello o comunque un'arma veloce come possono essere gli artigli, possiamo recuperare salute. Non male. Anche questo, uccidere uno zombie offre una possibilità di recuperare salute. Questo sicuramente è meglio però. Quello zombie che ha messo lì solo, pensavo sarebbe apparso qualcuno ad ucciderlo. Sincero. Beh, sono arrivato io alla fine, dai. Bella però sta zona con il Luna Park messo qui, eh. Tutto ancora illuminato, bello, bello. Voglio salire qua sulle giostre. Sicuramente ci sarà una missione da fare in questa zona, però voglio salirci adesso. Teschi allo spiedo. Infilzi la testa di uno zombie lanciando un'arma per scatenare una potente esplosione. Questa sezione qua ha tante abilità sul lancio. Ah, anche questa. Più rovente. Abilità di autofagia. Fai emergere il tuo istinto piromano. Gli attacchi con calcio aereo mandano in fiamme gli zombie, ma prosciugano anche la tua salute. Ok, direi di no. Vorrei mettere in realtà questa abilità qui, che rimuovi gli effetti di status. Potrebbe esserci utile. Più che altro mi chiedo quando è che sbloccheremo uno il numen e due questi ultimi tre slot mancanti. Ma più che altro vorrei anche sapere cos'è il numen. Vediamo cosa c'è qui nella zona delle giostre. Ovviamente è chiusa. Mannaia. Ah, dovevo aspettarmelo. Però ci speravo. E ovviamente mi serve una chiave magnetica. Wow. Va bene che sono solo modelli, però pensa a dover combattere un'ordata del genere. Porca miseria. Lo so che sono modelli, non sono sicuramente interagibili però. Ma sta zona di Santa Monica è piccolissima. È tutta spiaggia e solo il pontile. Madonna mia. Ehi là, c'è qualcuno qui? Mi servirebbe un venditore. Mi piace guardare cosa hanno i mercanti da offrire. Ehi là. Beh, non è rassicurante, esatto. Il canto delle balene non è certo ciò che vorrei sentire entrando dentro una porta. Che succede? Sento un rumore di zombie che vengono elettrificati. Ah, ok, no, non sono elettrificati. Io se posso li uccido già adesso. Ecco qua, gioia. Ok, e uno di questi qua grossi è andato. Quanto mi diverte ucciderli in questo modo. Ah, finalmente è andata. Fatto. Missione, uccidili tutti. A posto. Mazzata, scheda abilità. Premiere 1 in modalità furia per scatenare un potente colpo a terra. Oddio, non è male però, l'urlo mi sembra più pratico. Più che altro mi sembra che le abilità di autofagia potenzino effettivamente lo status furia, come è ovvio pensare. Il problema qual è? Che aumentando l'autofagia però prendi dei malus. E prendendo i malus perdi le abilità di base, cioè le statistiche di base più che altro. Io da questa finestra non vedo nessuno. Sicuro adesso che entriamo appare gente. Quanto ci fai? Ma strano. Bruce, oh, finalmente. I'm done. Damn it. That means Dr. Bundy didn't make it. The blood drive must still be at the end of the pier. Ok. Kit, guardia spiaggia. Just one, right? Right. Just be careful. The pier was locked down, but Bundy had the key. Try to find him. Find Bundy. Impattante da mischia, raro. Gotcha. Bene, bene, bene. Oh, 5000 punti esperienza. Finalmente abbiamo l'impatto di livello 2. Beh, è un bel plus in più di danno. Però per il momento forse dovrei aspettare di avere un po' di rottami da parte.